cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. Anzi,
quasi tutta la sua vita pubblica, i 3 anni o di più, molto di più, della sua vita pubblica, cioè della sua vita di predicazione, è stata all'insegna dell'ospitalità, cioè chi gli apriva la porta? Capite, no? Il figlio di Dio, e Dio stesso ha aspettato che qualcuno gli dicesse: vuoi mangiare con noi? Vuoi dormire qui stanotte? Quando gli apostoli gli chiese: Signore, ti seguiremo dovunque tu andrai, Gesù che cosa rispose? Guardate che i passeri hanno il loro nido e le volpi trovano la tana. Io non ho una pietra dove posare il capo. Quindi si serviva dell'ospitalità della buona gente dell'epoca, tra cui questa famiglia. 3 fratelli che lo ospitavano spesso. Guardate che l'Evangelo di Giovanni racconta da parte di Maria un altro bellissimo episodio, l'unzione di Betania, pochi giorni prima della passione e della morte del Signore, quando Maria fece quel gesto di cospargere il capo di Gesù di profumo, ricordate, no? E questo gesto scandalizzò Giuda, il traditore, il mistero di Giuda, no? Che accompagna la storia dell'umanità, il mistero di Giuda, o mysterium iniquitatis, si capisce che significa iniquità, tradimento. Quante volte abbiamo tradito noi il Signore, questi episodi di violenza sono tradimenti della verità, eh? Allora anche noi, come i fratelli di Betania, dovremmo essere capaci di metterci ai piedi del Signore Gesù Cristo. Avete notato, no? Gesù, certo, apprezza Marta, perché no? Ci voleva uno che cucinava, no? Ci voleva uno che faceva i servizi, che gli dava l'acqua, gli diceva questo, mette il suo vestito, cambia, ti fa. Ovvio! Ma il Signore ha una preferenza per coloro che sono capaci di mettersi ai suoi piedi e ascoltare la sua voce, contemplare il suo volto di misericordia, per imparare da Lui, come Egli dice nell'Evangelo, imparate da me, o voi tu. Io che sono mite ed umile di cuore. Il Signore non ha massacrato mai nessuno, no? Non ci ha mai chiesto di fare guerra. Mai. Quando ha parlato di spada, ricordate, no? Sono venuto a portare la spada, non intendeva di guerra, intendeva dire qua si tratta di tagliare nella nostra vita tutto quello che appartiene al Signore e quello che non appartiene a Dio. È una spada spirituale che parla, no? Quella stessa spada di cui parla anche l'Apostolo Paolo. La Sacra Scrittura dice l'Apostolo è una spada a doppio taglio che penetra nelle congiunture delle nostre ossa, e così dovrebbe essere, come è capitato a Maria ai piedi di Gesù. Stando lì, anche noi spiritualmente parlando, dovremmo imparare ad essere come il Signore stesso, altrimenti che ci dobbiamo fare? Dobbiamo diventare come il Signore. Perciò dicevo, io provo una profonda vergogna quando succedono queste cose, perché anche noi purtroppo condividiamo quel male che ci attanaglia. Dice, ma noi siamo brava gente, e chi lo mette? Quante volte abbiamo detto? Però qua nessuno di noi ha mai buttato una bomba, se non a Natale, a Capodanno. Poi, grandi litigi, non mi pare che ce ne sia, c'è qualche problema di condominio qualche volta, un emba di qualcuno, una volta, ma tutti questi, qualche causa, piccole cose, ma cose così, no? Grazie a Dio nessuno di noi ha pensato mai di ammazzare qualcuno tra me. Ho provato tanto odio, anche se questo può succedere, l'uomo è capace di fare questo e l'altro, misteri di iniquità, se questo è il male che guardare agli altri. Fatto sta che noi, bombardati continuamente da queste brutte notizie, ci possiamo veramente avvilire. Noi non ce ne rendiamo conto, ma la nostra psiche, la nostra mente assorbe come una spina, soprattutto i più giovani. E chi ti dirà una parola di speranza questa? Se la stragrande maggioranza dei non giovani stanno sotto i portici, ben venga, per l'amor di Dio, può fare bamboni. Ecco, avete capito adesso perché i nostri giovani hanno bisogno dello sbaglio? Supriano, fanno uso di droghe, non tutti quanti evidentemente, ci mancherebbe altro, ma è condivisa questa mentalità, è condivisa. Perché? Perché i nostri ragazzi, i più giovani soprattutto, non tollerano tutto questo male fatto dai più grandi, no?
Questa è una risposta inconscia, cioè senza volerlo, a certe provocazioni che ci vengono da un bombardamento continuo di cattive notizie. Del resto, che voi che dicono i telegiornali? Che tutto va bene? Potrebbe anche darsi, ma non fa notizie. Come dicevo, facendo un paragone, no? In un aeroporto, quanti aerei partono al giorno? Ma tanti. Pensate che Roma, certe volte, il traffico aereo, no? È difficilissimo anche partire. Ma tutto questo non fa notizia, che gli aerei partono, non fanno notizia. Quando è che fa notizia? Quando l'aereo? Stanno tutti quanti. Ah, è tutta la paura di prendere l'aereo, no? Quando poi l'aereo è dei mezzi più simili. Ma chi lo va a dire? Ma chi lo deve dire? Siamo fatti così. Abbiamo queste reazioni che sono veramente pericolose. Voi pensate che questa violenza non influenzerà adesso qualcun altro, qualche altro pazzo da qualche parte del mondo che farà peggio? Allora, questo diceva il regime, da tutte queste cose terribili che purtroppo dobbiamo sottolineare, non possiamo far finta che non succeda nulla. L'unico che si prende carico è Gesù. Tra le braccia il Signore nostro, la guardate bene la statua del Salvatore nostro, la guardate ogni tanto, ma Gesù. Ecco io, svegliato. Io sono convinto certe volte che la gente va in chiesa, appena entra, mette la mano della cosa lì, è come se si pigliassi con cibario. Capisci? Non vedono e non sentono. Se uno fa una bis capiscono il contrario. Se uno dice guardate una cosa capiscono un santo per altro. Dopo tanti anni. Stiamo attenti. Stiamo attenti. Questo è un capolavoro. È una statua, più che lui. Però immaginate, se questa statua è così bella, Cristo che cosa sarà? Se questo è un'immagine. Santa Teresa d'Avila, una delle più grandi sante della Chiesa, diceva che è importante la devozione alle sante immagini. Lei era devotissima delle immagini di Cristo, della Madonna. La grande santa, dottore della Chiesa, Madonna, del Cinquecento. Perché dice così si manifesta l'amore, attraverso le devozioni, perché tu Gesù non lo vedi ancora, ti devi accontentare della sua parola attraverso gli Evangeli e delle immagini che ti dicono guarda un giorno ci sarai tu di fronte. Le immagini servono a questo, no? A darci il desiderio, suggerire il desiderio della eternità, quello che Gesù dice a Maria. Lei si è scelta la parte migliore, non le sarà mai tolta perché si è scelta Cristo. E ai piedi di Gesù, come il caso di Abramo, noi possiamo e dobbiamo intercedere. Qua ci sarebbe un capitolo a parte, non possiamo andare in un oltre, non avete sentito la prima lettura. L'ospitalità di Abramo. Abramo è il padre della fede degli ebrei, di noi cristiani, eppure dei musulmani. Stranamente, parla della fede di tre grandi religioni monoteistiche, cioè che credono nell'unico Dio. Ovviamente la Trinità è una particolarità cristiana, né gli ebrei né i musulmani tollerano l'idea che Gesù Cristo sia vero Dio e vero uomo, come i testimoni di Geova. Noi che cosa diciamo di Gesù Cristo nel credo? Dio da Dio, poi Dio vero da generale, capite, no? Sapete che queste parole in figli mica sono state scritte in una giornata. C'è voluto un concilio di grandi nomi, grandi vescovi, tra cui San Nicola di Bari, presente a Nicea, no? Per mettere per iscritto queste parole che sono misurate col bilancio dello speziale, come si diceva prima, no? Sapete che lo speziale è il farmacista. Una volta i farmacisti facevano loro le cose, no? E avevano i bilancini precisissimi, perché bastava un grammo in più, un grammo in meno. Immaginate come sono state pesate queste parole. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. E tutta la Sacra Scrittura, soprattutto il Vangelo di Giovanni, è in questa direzione. Ciò che nega l'Islam.
Maometto, che è venuto 600 anni dopo Cristo, dice, questo è importante perché ci fa capire tante cose, che Gesù innanzitutto non può essere Dio perché Allah e il Signore non può avere uguale. È difficilissimo questo da comprendere, perché il Corano parla di Gesù, parla di Gesù come profeta prima dell'ultimo profeta che è Maometto. E già che i popoli orientali, quelli che hanno rinunciato al Cristo, ebrei compresi, e alcune sette all'epoca di Maometto, sto parlando di 1600 anni fa, non tolleravano l'idea di Cristo crocifisso, perché dice, questo è un profeta così importante, non può morire in croce. L'apostolo Paolo già l'aveva detto 20 anni dopo, scrivendo che Gesù Cristo crocifisso è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, perché è impossibile pensare ad un Dio onnipotente che si lascia mettere in croce per i peccatori. Nella mentalità orientale questo non esiste, Dio è potente e ha bisogno di tutto, guai a chi lo fa. E quindi il Corano dice, date a te, che al momento del Getsemani, quando i soldati corsero ad acchiappare Gesù nell'orto degli ulivi, Allah, Dio nostro, nascose Gesù, se lo portò in cielo e a posto suo mise un sosia. Sapete chi era il suo sosia secondo alcune scuole coraniche? Giuda stesso. Quindi in realtà per i nostri fratelli musulmani in croce Gesù non c'è mai stato, ma c'è stato Giuda. Quindi immaginate che cosa significa per loro la croce. Niente, anzi è qualcosa da non vedere, ecco perché la voglio da tutte le parti. Questo molto brevemente. E quando arrivano loro, veramente le croce le tolgono di mezzo, soprattutto gli estremisti, anche perché là c'è il divieto delle immagini. Quindi se per caso arrivassero a governare l'Italia e l'Europa, toglierebbero di mezzo in un attimo, anche voglio cantare a Luca, tutto è stato, tutti i manuelli, tutto qua. Tutto, quindi imbiancato con la calce immediatamente, come fecero a Costantinopoli, appena presa Costantinopoli nel 1453 e passa. Quindi immediatamente tutti i mosaici, anche se erano splendidi opere d'arte, coperti di calce, meno male, questo sta fatto adesso 5 e dopo. Ma questa è la mentalità. Se andate alla Mecca, dove noi cristiani possiamo mettere piede, non c'è una statuetta su quel santo. Quindi ci sono dei conflitti proprio forti, che sono dovuti anche alla rivelazione stessa di un testo bellissimo, tra l'altro, ma che viene 600 anni dopo Gesù, e non è completo, e che dedicano l'uomo, sta con un musulmano presente, che ci fa per di noi. Queste cose qui non si possono dire, ma ci sono. Bisogna dire che il Corano è perfetto, che è disceso dal cielo. Invece noi sappiamo dagli studi storici che anche il Corano si è formato col tempo. Allora questo non lo ammettono. Ecco perché non c'è interpretazione dei testi. Ogni imam, ogni capo può orientarsi come vuole e predicare quello che vuole. Capite? Anche queste cose qui ci fanno intendere la verità profonda della nostra fede cristiana, di quella fede cristiana che ha fatto la civiltà dell'Occidente e che molti di noi stanno abbandonando. L'Europa sta scegliendo la scristianizzazione.